Bam, 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 bam. Bam, 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 bam.
Buongiorno. Un caffè ristretto, grazie. Di riconoscimento, prego. Good morning. I am sorry. Sono le 7, 59 primi e 30 secondi. Yeah!
Ritardo, sempre in ritardo. Elemento affatto inserito nell'ambito sociale. Ciao Jimmy. Fame, eh? Ecco qua. Ciao. Le passi la lega giusto, sezione femminile. Ecco lei la lega. Qui la lega anzitutto, mi passi la dottoressa Calloni. La dottoressa Calloni in linea, parli pure. Marhaba, che vuol fare? Ah, la mahalla salam al halla. Esce le bdechi, bene bdechi, bene halla ibit kalam. Alla mahalla salam al halla. La, esser dopo il flusso ktir. La halla, ne. La, abada l'amministrazione. Subito. Scusi signora, c'è il cavalier Bellini della Calvi Spa, glielo passo? Bellini? Sì, Bellini. Ah, Bellini, sì, Bellini. Avevo capito Bellini. Bel biondino, mi passi la ditta Spera? Subito. È libero? Purtroppo no, signorina. Dicevo per stasera. Ave sì, rava, ave. Entro le 18 dorai, ma lei ha sempre via. Cadenza obbligata. Ed è il patrono, il via, osserva. No, hai la chiama, ave sì, a me. Come si? Ave sì, signore, non si domanda. This is the Eaton Ranger Corporation. Give me, passami all'ufficio tangente, please. Va, entra tutto il flusso qui. Good morning. Sono il segretario dell'ambasciata del Gambia. Mi passi l'addetto all'ufficio scarichi. Subito! Vorrei l'amministrazione! Ma insomma, cavaliere, sì, ma così fanno! Ufficio scarichi in linea! Ma con chi sto parlando? Con l'addetto alle toilets, signor. Toilets? Pronto? Sì. Sì? No. Ja. Alt! Prendere la tessera. Thank you.
pronto caffè ristretto! Il ristretto è pronto! È mio! È mio, è mio! Permesso, scusi, permesso! Eccomi! Eccomi! Ti ho telefonato da una settimana. A casa non ci sei mai. In ufficio il tuo centralino è sempre occupato. Ti piace il mio volpino nuovo? È un pensierino di papi. Tu non me ne fai mai. L'ultima LP della sua casa discografica sta andando a ruba. Un altro successo della Gold Music Corporation. Ma poi scusa, ma a quest'ora non dovresti essere in ufficio? Dimmi. Dimmi cosa ti è successo. Allora? 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 Lo sai? Questi anellini in oro e diamanti del Visconti me l'ho regalato mami di ritorno da un weekend negli Stati Uniti, Messico, Giamaica, Brasile. Tu non me li fai mai questi pensierini? Dimmi, amore. Oggi mami è a Cannes per ritirare il disco d'oro. Siamo la migliore casa discografica d'Europa. Ma insomma, dimmi cosa ti è successo. Parla, non essere timido. Su, su. Beh, lo sai, stamattina, cioè no, l'altra settimana, ha aperto la porta e io mi hanno licenziato. Un'altra volta? Ma è la settima in 10 giorni! Sei proprio una... una frana! Ma scusa, perché hai fatto... in frana? In frana non c'è la... Ah sì? C'era stato un lapsus? Oh, amore, sposiamoci. Sono 6 mesi che ci conosciamo e che te lo dico. Così, una volta per tutte, io ti vedrò ogni giorno. E tu, sì, tu finalmente, tu ti leverai. Ti leverai? Oh,
atomico. Dimmi di sì, dimmi di sì, dimmelo. Beh, certo che, insomma, se no, non posso sposarmi senza un'occupazione. E poi basta con i lavori degradanti. D'ora in poi la fame, ma lotterò per il mio ideale. Studierò, dedicherò tutto il mio tempo, dico tutto, alla musica classica. Un giorno anch'io avrò un'orchestra. Quando avrai un'orchestra tutta tua, allora mi sposerai? Beh, sì, quando avrò un... Amore! Ma no, io quando... Sono felice! Io, no, quando... Ma se è così, allora, allora, io... Ma sì! Senti, tu vai a far lavare l'auto al car wash. Io ho da fare. Ti aspetto questa sera alle 22. Passa a prendermi, poi andremo al ristorante. Ti devo parlare. Quale ristorante? C'è Matisse! Electronic newspaper distribuiti in macchine. E dico l'automatica. Venendo il monitore informa senti sporchi la menzogna. Boh. Onorevole Tamarro? Sì, ho capito. Un momento, glielo passo. Scusi, onorevole, è per lei, lo ruffo. Oh, lo ruffo. Sì, stiamo venendo lì. Onorevole, qui le cose si stanno mettendo male. Ci sono dei cartelli offensivi. Non ti preoccupare, la solita contestazione. La gente è agitata. Impicchiamo il Tamarro! Ah no? Ho capito. Questi vogliono proprio menare. Beh, vedetevela voi. Io me ne torno al partito. Ho la massima fiducia nei miei collaboratori. Aria Luigi. Anche noi abbiamo i nostri diritti. Dateci la pensione. La nostra proposta di legge è stata presentata.
presentata per salvaguardare gli interessi degli anziani. E basta con le chiacchiere, i fatti, il bastone ci vuole. Basta, me li mangio vivi, me li mangio. Buffoni, guardiamo le pensioni. Ascoltate, datemi retta, dovete darmi retta. Ma che imbroglione. L'onorevole Tamarro ha sempre difeso i vostri diritti. Sanguisughe, ladri, speculatori, vampiri. Vi assicuro che la nostra proposta di legge è stata presentata per salvaguardare i vostri interessi. Cedo la parola al fautore della proposta, l'onorevole Giambattista Tamarro. Silenzio! Lasciamolo parlare! Anche lui ha il diritto di parlare! Le ossa gliele romperemo dopo! Zitti! Ha ragione! Bravo! Mi ricordo che già nel 18 si ergeva a difendere gli interessi di noi allora giovani. Ne sei sempre innamorato. Sì, ma la mamma non vuole politicanti in casa. Silenzio! Ho detto silenzio!